Legalità, prevenzione, sport e solidarietà è un poker di valori, quello in atto nel fine settimana a Pescara in Piazza Salotto per la terza edizione dell'evento Pescara per la legalità. La gara podistica di 9 km di percorso cittadino su strada promossa e organizzata dalla ASD Passologico in collaborazione con Comune di Pescara, Regione Abruzzo e sostenuta dalla Prefettura di Pescara in sinergia con le forze dell'ordine e la LILT. Un vero e proprio villaggio della legalità con stand delle varie forze dell'ordine e screening per la prevenzione, rappresentanti delle istituzioni, del Tribunale e della Procura e tantissimi cittadini. Il comandante provinciale di Pescara della Guardia di Finanza, il colonnello Giuseppe Lopez. Sì, noi ci siamo fatti i promotori e ci tenevamo che anche quest'anno ci potesse essere di nuovo Pescara per la legalità. Pensiamo che sia una bellissima occasione per condividere i valori della salute, dello sport e legalità, mettendo insieme la città di Pescara e tutte le istituzioni che spesso vengono date magari un po' per scontate, ma sono sempre molto presenti e solo incontrando la gente in questa bellissima piazza c'è la possibilità veramente di rivedersi e di parlare appunto di valori che devono essere universali per tutti quanti. La legalità e la prevenzione che vanno di corsa. Beh sì, in questo caso sì, la corsa come tanti altri sport diventa un ottimo esempio di come si possano prevenire i problemi e al tempo stesso anche seguire le regole, perché ogni sport prevede anche il rispetto dell'avversario, il miglioramento di sé come atleti, ci sono tanti bellissimi valori in comune. Diversi gli screening gratuiti, c'è l'equipe del cardiologo Stefano Guarracini della casa di cura Pierangeli che effettuerà elettrocardiogrammi ed ecocuori, ancora professionisti presenti per patologie quali diabete, prevenzione dell'udito e dei tumori nel villaggio coordinato dalla LILT, il presidente Lombardo. No, non c'è salute senza legalità e non c'è legalità senza salute. È possibile, questo è il secondo assioma, abbattere la percentuale di tumori a livello sociale, a livello di legalità, e quindi l'insorgenza stesso dei tumori di tutti noi. Grazie a stili di vita sani e sport. Si può abbattere addirittura del 30% questa percentuale. Esserci in primo piano. Terza battuta è che noi vogliamo guarire e non curare, quindi non far ammalare i cittadini.